grandissimi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo ancora qui a Watamu, nel nostro bellissimo resort, alla Domenica delle Palme. Oggi è domenica, abbiamo tante cose in programma per la giornata di oggi, però stamattina ce la stiamo prendendo un pochino comoda. Non stiamo facendo cose particolari per un semplice motivo, ovvero siamo tutti pesantemente ustionati. Infatti siamo uno più bruciato dell'altro. Come potete vedere ho la faccia abbastanza inespressiva, dato che se muovo un minimo la fronte mi sento come se stessi andando a fuoco. E questo è dovuto al fatto che qui all'equatore il sole picchia veramente tanto, e anche se hai la protezione 50 più ti scotti, anche se ci sono un pochino di nuvole, se sei all'ombra in qualche modo ti scotti. Quindi oggi cercheremo di evitare ustioni di grado superiore. Comunque abbiamo tante cose belle da fare, quindi Benson! Ciao amico! Tutto a posto? Sì, tutto bene. Anch'io. Ok. Saluta i nostri amici a casa. Tutto bene, Italia. Secondo me seriamente l'unico difetto di questo posto è che si mangia troppo bene e diventi un barile. Pensavate che avremmo passato tutta la giornata ad oziare in albergo, e invece no, perché lo scopo del nostro viaggio non era soltanto quello di stare assieme e divertirsi, bensì anche dare una mano concreta alle persone del posto. E già andare a fare una vacanza in questi resort è un buon modo per aiutare l'economia locale a risollevarsi, perché comunque l'indotto prodotto dal turismo dà lavoro a un sacco di persone. Solo che le persone bisognose d'aiuto sono tantissime, molti di questi sono bambini che magari non hanno nessuno al mondo e sono costretti a vivere per strada, finché qualcuno degli orfanotrofi non decide di prenderli dalla strada per dargli un alloggio, del cibo, l'educazione dove possibile, e appunto prendersene cura, soltanto che anche loro hanno bisogno di una mano, soprattutto da parte dei turisti che sono quelli coi soldi, insomma. Quindi abbiamo deciso, invece che passare la giornata, non so, in spiaggia o andare a fare una solita escursione, prendere il nostro autobus con il nostro autista, la nostra guida, il nostro Masai Benson, perché ci sta sempre, e andare in città, a Malindi. Prima di andare in orfanotrofi, abbiamo fatto una tappa intermedia molto importante. Anche in Kenya c'è l'S lunga. Ragazzi, siamo venuti in questo supermercato a fare la spesa. Compriamo qualcosina da mangiare. Ragazzi, ovviamente la spesa non l'abbiamo fatta per noi, ma l'abbiamo fatta per i bambini dell'orfanotrofio. Adesso siamo ancora qui a Malindi. Abbiamo passato il posto dove io soggiornavo quando sono venuto l'ultima volta nel 2011, e stiamo andando all'orfanotrofio per portargli tutti i regali che gli abbiamo portato all'Italia e tutte le cose che abbiamo comprato adesso, e sono sicuro che li faremo molto 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 felici. Finalmente siamo arrivati in orfanotrofio, il più importante di tutta Malindi, che ospita più di 120 ragazzi, come ci racconta adesso la direttrice. È una cosa fatta da un'italiana di Milano, si chiama Liliana Ostinelli. Era così come erano prima. Lei ha cominciato a comprare terreno piano piano con l'aiuto di tanti amici. Qui abbiamo 95 che acquistano a scuola superiori, però lei trova aiuto da italiani. Solo che adesso è un po' pesante per noi, perché Malindi non arriva più turisti. È passato 2 anni che poi le cose aumentano, come tipo scuola, tutto. Sì, così è un po'
pesante per me. Come avete potuto capire, la situazione è abbastanza tragica, perché sono ormai 2 anni che questo orfanotrofio tira avanti senza aiuti da parte degli italiani in generale. La mancanza di turismo è una grandissima difficoltà per queste persone. Noi però la nostra parte l'abbiamo fatta e questa cosa ci ha reso veramente troppo felici, soprattutto quando abbiamo avuto la possibilità di passare un po' di tempo con quei meravigliosi bambini. Non so voi, ma io sono super contento. La nostra missione a Malindi però non era ancora conclusa. Infatti l'ultima tappa era il mercato turistico, pieno di negozi souvenir completamente vuoti, perché non essendoci turisti non ci sono neanche clienti, quindi non c'è nessuno che compra. Tutte queste attività commerciali, i negozianti e le loro famiglie sono in grave difficoltà. A noi non costa assolutamente nulla andarli a comprare un braccialetto e 2 collanine, però per loro significa veramente tanto. Soddisfatti della nostra fantastica giornata e con il cuore pieno di gioia siamo tornati al Tui e ci siamo preparati per un'altra serata tutti assieme, tutte in bianco. Loro
stanno approfittando del mio computer portatile per scaricare i file, dato che per domani dovremo avere tutte le memorie vuote e le batterie piene, visto che partiremo per il safari. Infatti, dopo aver visto l'alba, partiremo alla volta dello Tsavo S con la nostra attrezzatura e i nostri vestiti che stiamo preparando adesso, quindi andremo a letto sicuramente tardissimo, anche se la sveglia alle 5. E niente, siamo molto ansiosi per questa avventura che ci aspetta, perché sarà sicuramente una cosa indimenticabile. Ringrazio ovviamente chi mi ha dato l'opportunità di organizzare questo viaggio, ovvero Club Viaggi. Ragazzi, io vi ringrazio come al solito per l'attenzione, spero tanto che il video vi sia piaciuto e ovviamente non potevo lasciarvi senza una piccolissima anticipazione di quello che andremo a vedere nell'episodio del safari.